qui allo stand della Airmovilab. Cosa state presentando? Sì, siamo Airmovilab, una giovane realtà nel settore di ricerca e dello sviluppo di droni per imprese aeree. Oggi stiamo presentando prototipo di un drone radiocomandato, un elicottero a 6 motori per riprese aeree di vario tipo, stabilizzate con un sistema di stabilizzazione di ultima generazione che è detto brushless e per action camera. Riconoscerete la GoPro 3 Plus. Ah, e quindi che ha dei suoi movimenti che possono essere telecomandati? Esatto. Ha la possibilità di essere comandata con due assi, quindi orizzontale e verticale, di giro stabilizzare indipendentemente dal movimento del velivolo e di essere comandato con un radiocomando per fare dei movimenti camera che siano in questo caso per esempio un movimento di tilt. Ha la possibilità di trasmettere a terra il segnale video, il che vuol dire che l'operatore, oltre al contatto visivo diretto col velivolo, può vedere in tempo reale il monitor. Sì, esatto, esattamente cosa sta riprendendo, quella che è l'entità della ripresa. Sfrutta una tecnologia commerciale, proprietaria di casa DJI. E cioè noi non sviluppiamo l'elettronica di gestione, l'elettronica di gestione è tutta la parte elettronica in generale e commerciale, noi ci occupiamo dello sviluppo della struttura meccanica. E dove ha avuto origine questo progetto? Voi... Noi nasciamo più di 3 anni fa nella provincia di Caserta e nel tempo ci siamo dedicati, abbiamo realizzato come area di interesse la Campania e il Lazio, quindi su Roma e su Caserta. E diciamo che lo spunto più di 3 anni fa nell'iniziare questo tipo di attività è stato per lo più naturalistico sportivo, cioè abbiamo iniziato con l'arrampicata sportiva, cioè ci interessava riuscire ad avere delle riprese molto innovative, riuscendo a filmare l'atleta, l'arrampicatore, dando delle prospettive diverse, dandogli una dinamica. Il settore era naturalistico. Quindi le potenzialità di un drone... Le abbiamo viste subito, le abbiamo viste in palese. Cioè, e questo è stato proprio il punto di partenza. Poi ci siamo dedicati ad altro, quindi al settore cinematografico. Per condurre un drone è prevista una patente, ci sarà un regolamento, chiunque può? Adesso sì, è prevista una patente nel momento in cui lo usi per motivi professionali. Se lo usi per motivi amatoriali non serve, devi solo fare un'autocertificazione all'ENAC e comunicare così mi andrai a votare.